Sì, ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Resident Evil. Ragazzi, l'altra volta, vi ricordate, sono morto, morto, defunto, sepolto, esattamente dopo aver varcato questa porta, cercando di prendere le tanto care pianticelle curative infinite che crescono nel vaso lì fuori. E ho dovuto rifare almeno un'ora di gameplay perché l'ultima volta che avevo salvato era stata poco prima del serpente. Non so se vi ricordate. No, che cazzo dico, non prima del serpente, altro che prima della pianta. Oh, muori bastardo. Dai, motherfucker. Ok. No, ancora vivo? No, morto. E quindi ho dovuto rigiocare tutto il pezzo che avevo fatto con voi, l'ho rigiocato esattamente nello stesso ordine, quindi non vi siete persi assolutamente nulla. E l'unica cosa, rigiocandolo, l'ho giocato sicuramente meglio. Pensate che il boss, il serpente, la seconda volta sono riuscito a batterlo senza nemmeno farmi fare un danno, quindi sareste stati orgogliosi di me, ragazzi. E inoltre mi sono anche ricordato, di una cosa. Cioè di quando abbiamo riattivato l'energia per l'ascensore quando bisognava usare il connettore, insomma. Quindi, insomma, sicuramente dovremo andare anche lì, dovremo prendere anche l'ascensore. Hai usato la chiave della villa. Questa chiave non serve più abbandonarla, sì. Wow, abbiamo già finito le porte da aprire con la chiave dell'elmo. Erano solo tre, quindi. Ok. Oddio. Che è sto schifo? Contiene una specie di organo interno, non si capisce se di origine umana o animale. Vabbè. C'è un paragrafo scritto a mano, senza alcuna data. Non è cambiato niente, non avrei mai immaginato che questa stanza, progettata come esperimento, mi sarebbe stata così utile. Posso nascondermi qui per un po' perché nessuno conosce l'esistenza della stanza segreta dietro questo quadro. Nemmeno Sir Spencer, il quadro di un castello in fondo alla stanza delle opere d'arte. Ok. Quindi dobbiamo trovare un quadro con un castello. Questi cosa sono? Donne. Potrebbe essere un telescopio. Come potrebbe essere un telescopio? Ah, sto già giù. Sembra molto vecchio. Mentre questi, ok, non ce li fa esaminare. Un superbo mappamondo. Sì, in effetti è proprio superbo. Il ritratto di una donna dallo sguardo triste. Qua cosa c'è? Yes! Nastro inchiostratore! Ben tre nastri inchiostratori, ragazzi! Ottimo! Molto bene! Cacchio, se li avessi trovati prima, se fossi partito da questa porta. Ok, bene, adesso mi sento già molto più sollevato. Vediamo. Intanto prendiamo la Magnum perché fa più danni ancora del lanciagranate. Quindi vediamo un po' cosa c'è in questa stanza. Oh mio Dio! Cazzarola, figlio di puttana. Questo era uno specchio. Meno male che c'era lo specchio, ragazzi. Se no mi avrebbe preso sicuramente. Erba blu. Qui cresce dell'erba blu. Ora non ti serve. Qua. Pugnalozzo. E prima di prendere la pianta, però, questo oggetto ha attirato la mia attenzione. Portagioie. Sì, prendiamolo. Ok. Esaminiamolo subito. C'è una rientranza rotonda del diametro di circa 4 centimetri. Niente di insolito. Niente di insolito. Niente di insolito. Ok, quindi bisognerà infilarci qualcosa. Proviamo questo. Perché è l'unica cosa che non capisco a cosa serve. Perché il diamante blu e quello giallo l'abbiamo usato per gli occhi della tigre. Questo potrebbe essere rotondo, no? Vediamo se ci dice centimetri. No, gemma di taglio elegante, la superficie riflettente. Vediamo. Oh yeah! Bella! Alla grande! Ok, portagioie. Che è sta roba? Seleziona un tassello. Ah, dovremmo fare un puzzle, mi sa. Ok. Ah, posso anche ruotare i pezzi? Oddio. Aspetta.
sì, probabilmente dovremmo fare l'emblema della famiglia Spencer. Dove lo infilo questo però? Boh, questo sembra il pezzo sotto. Regola la posizione, ok. Vediamo. Questo potrebbe essere il centro. Ok. Questo qua, direi. Ok. Questo per forza qua. E ri ok. No. Non ce lo prende. Perché non ce lo prende? Pure. Forse. Ah, ok, forse devo metterli meglio. Beh, lì. Bisogna anche essere precisi. Ok. Ora dovrebbe starci. Sì, infatti. Ho visto che ci stavi, maledetto. Dai. Cos'è che non. Cos'è che non matcha? Oddio. Allora, un attimo. Allora, prendiamo un altro pezzo. Ok. Questo va assolutamente qua. Ok. Questo deve andare per forza così. Ma proprio per forza. Ok. Manca solo questo. Ok. Non c'è? Sì! Contiene una spilla. Spilla? No. Chiave. Assunto la forma di una chiave. Chiave emblema. La chiave decorata con l'emblema della famiglia Spencer, la cui storia risale alle origini di Raccoon City. Ok. Abbiamo la chiave. Io so anche dove va usata. Prendiamo l'erba. Perfetto. Prendere erba verde, sì. Alla grande, ragazzi. Alla grandissima. Alla grandissima. Va bene. Beh, stiamo andando bene. Rapidi i furiosi. Allora. Sì, mi ricordo dove va usata. La chiave era dove avevamo visto la porta, per cui ci voleva la porta su cui era raffigurato l'emblema della famiglia Spencer, per cui immagino ci vorrà la chiave della famiglia Spencer. Sempre che 2 più 2 faccia 4. Poi. Va bene. Sì, comunque l'altra volta, ragazzi, a proposito, cazzeggiando, mi sono veramente depresso tantissimo quando sono morto per colpa di quel rospone. Ah, qua c'è il cane, occhio. Lo evitiamo. Ormai i cani non mi fanno più paura. Vi ricordate all'inizio? Sono cresciuto, il nostro Jill Valentine non ha più la fobia dei canidi dopo aver affrontato serpenti, api, tarantole, rospi giganti, zombie, corridori e. Oddio, qualcosa c'è? No, 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 scusami, 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 stavi facendo i tuoi bisogni e io ti ho disturbato, ma sono stato. Oddio, due! Cazzo. Cazza bubù. Via a fuoco. Lì non è che c'era una porta da aprire, no, perché le porte con la chiave Elmo le abbiamo aperte tutte, quindi. Ok, qua non c'è più nessuno. Ok, questa è la porta della famiglia Spencer. Hai usato la chiave emblema. Questa chiave non serve più. Abbandonarla? Sì. Ok, ragazzi. Vediamo un po' cosa ci attende. Allora, intanto qua abbiamo una bella batteria. Troppo buio per vedere, quindi devo prendere l'accendino. C'è un interruttore. Premere, sì. Ah. Ok. Questo. Oggetto metallico, sì. E mi ricorda qualcosa. Tutto sembra essere in ordine. Forse nessuno è stato qui. Ok, quell'oggetto metallico mi ricorda.
Prendiamo la batteria. L'altro che ci è servito per uscire fuori dalla villa. Sono libri di arricchimento, la genetica e la politica. Quindi io andrei a riprenderlo. Sì, assolutamente. Che oltretutto dovrebbe essere qua fuori. Solo che al momento l'inventario è pieno. Ah no, beh. Posso fare questo. Ok, non so se sto andando troppo in fretta. Sicuramente sì. Però, finché la barca va, lasciala andare. Quindi, sì, questo dovrebbe essere, sì, assolutamente lo stesso stemma. L'oggetto di pietra metallo, sì. Ok, qual è la strada più veloce per non farmi uccidere adesso? Se torno lì dietro dai rospacci, rischio la morte rapida. Se passo di qua, c'è la porta. Questa anche. Questa non mi ricordo minimamente dove porta questa porta. Vediamo un attimo. Ciao, bello. Ah no, sì, è quella da cui siamo. Sì, quella da cui siamo spuntati. Oddio, sono stra in dubbio. Se far fuori quei due rosponi e poi. Ma qua dovremmo aver fatto fuori tutti. Ah, pure passo dal giardino. Perché no? Un percorso alternativo. Sperando che non ci siano mostri ulteriori. No, ok. Il giardino è tranquillo. Va bene. Vabbè ragazzi. Ok, quindi i due emblemi. Adesso li collocherò esattamente qua. Sì. Perfetto. Sì, le dimensioni, le forme sono le stesse. Uno è di pietra metallo, uno è solo metallico, quindi. In effetti sono diversi. Qua dietro sembra esserci raffigurato lo stemma. Vabbè, comunque direi che per questa puntata possiamo anche salutarci qua. E poi nel prossimo episodio collocheremo gli emblemi. Bella lì!